E se il destino avverso mi terrà lontano, allora cercherò le dolci acque del Galeso, caro alle pecore avvolte nelle pelli, e gli ubertosi campi che un dì furono di Falanto lo Spartano. Questi versi, tratti dall'Ode a Settimio di Orazio, uno dei maggiori poeti del I secolo a.C., sono un esempio di come Taranto abbia lasciato un segno nella storia e nell'arte. Ogni città ha dei monumenti che le caratterizzano, ad esempio Verona con la sua arena, Torino con la Mole Antonelliana, Milano con il suo Duomo e così via. Ma è anche vero che spesso visitando una città tralasciamo tanti altri monumenti, per così dire minori, che possono essere anche testimonianza dell'identità culturale e storica dei luoghi che visitiamo. Quando poi una città la viviamo, è ancora più difficile prestare questa attenzione. Una città è un museo a cielo aperto dove la storia è stratificata dai periodi più antichi sino alla contemporaneità e dove l'uomo ha da sempre voluto lasciare traccia di quello che ha vissuto e di come lo ha vissuto. Sta a noi voler e saper sfogliare questo libro di storia che è il luogo dove viviamo. Taranto non è da meno in questo scenario, anche noi abbiamo i nostri monumenti simbolo, come il Castello Aragonese, il Ponte Girevole, le colonne doriche. Ma quante volte, ad esempio, siamo passati dal lungomare ai giardinetti dedicati ai caduti sul lavoro e abbiamo visto quelle pietre messe lì quasi a caso? Quante volte, bloccati nel traffico su Corso Italia, abbiamo dato un'occhiata dubbiosa a quella specie di muro quadrettato che divide in due carreggiate la strada? Ecco quindi che si viene delineando lo scopo della nostra trasmissione, ossia quello di far conoscere quei beni culturali di Taranto che paradossalmente vediamo più spesso di altri, ma di cui ignoriamo tutto, persino forse la loro connotazione di bene culturale. Per ogni puntata analizzeremo insieme dei beni di un determinato periodo storico. Partiremo naturalmente dai beni archeologici di età greca e romana. Tra l'VIII e il VII secolo a.C. partirono dalle singole città greche flussi migratori verso le coste dell'Italia meridionale. Nelle colonie italiche prosperò l'economia e fiorirono l'arte e la cultura. Passeggiando per Via Emilia ci troviamo vicino alla chiesa della Madonna della Fiducia. Scendiamo attraverso una rampa in una zona che sembra vuota. È una zona archeologica dove sono conservati addirittura dei resti di una cinta muraria di epoca greca. Si tratta di una settantina di metri della cinta difensiva del settore sud-orientale della città, che giungeva in linea retta sino alla costa del Mar Grande, all'altezza della Torre d'Aiala su Viale Virgilio. Studi e scavi condotti nel 1968 e nel 1980 hanno consentito di ricavare importanti dati, soprattutto sui rifacimenti che interessarono tutta la cinta muraria nel III secolo a.C. La cinta in realtà è costituita da un doppio paramento di blocchi di tufo e con un riempimento interno chiamato emplecton di setti trasversali disposti in maniera regolare. La struttura è impostata su un piano appositamente predisposto di argille e pietrame e i paramenti distano fra loro 4,20 m. Diversi blocchi presentano intagli di cava o per il sollevamento, come pure delle lettere dell'alfabeto greco, presumibilmente utilizzate con valore numerale per favorirne la messa in opera. Questa prima fase costruttiva si data fra il 450 e il 430 a.C. Mentre ad un rifacimento successivo va riferita un'altra opera muraria in Carparo che si sovrappone al muro di età classica, conservandone però l'orientamento. Costituita da blocchi irregolari in maniera poco accurata, è da riferirsi al III secolo a.C., probabilmente in relazione a costruzioni successive alla conquista romana. È proprio un appello invano.
Rimanendo nelle vicinanze, ci spostiamo su Corso Italia, dove al centro della carreggiata, più o meno all'altezza del mercato di Via Lucania, scorgiamo un'opera muraria rivestita da una decorazione a quadretti. Si tratta dei resti di un importantissimo acquedotto di età romana, risalente al primo secolo d.C., chiamato Aqua Nymphalis. L'acquedotto, dedicato alla ninfa Satiria, madre di Taras, l'eroe fondatore di Taranto, riforniva la città di acqua provenienti dalle fonti di Saturo, o secondo studi più recenti, da un pozzo in località Lama Traversa. L'Aqua Nymphalis rientra in quei monumenti in opus reticolatum costruiti a Taranto in età augustea sotto la dinastia Giulio-Claudia. L'età Giulio-Claudia rappresentò un vero e proprio momento di svolta per Roma, che dalla Repubblica passò all'Impero. Augusto, soprattutto, nominato imperatore dopo la guerra civile, fu impegnato ad attuare riforme di straordinaria importanza e favorì la rinascita economica e i commerci grazie alla pacificazione dell'intera area mediterranea e mediante la costruzione di grandi opere pubbliche come ponti, strade, porti e acquedotti. Oltre all'acquedotto va ricordato l'anfiteatro e un complesso architettonico in Viale Virgilio, prospiciente Mar Grande. Si tratterebbe dei resti di una villa suburbana con una facciata sul mare movimentata da un poderoso portico avanzato, anch'essa costruita fra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I secolo d.C., all'epoca dell'imperatore Augusto. Allo stato attuale delle conoscenze non è possibile stabilire l'esatto sviluppo planimetrico dell'edificio, fortemente compromesso dai lavori condotti nel secolo scorso. Se ne deve tuttavia escludere la pertinenza alle cosiddette terme di Montegranaro. Nello scavo del monumento fu recuperato un ritratto attribuito a Marcello con la testa di Augusto capite velato. Il luogo è praticamente introvabile anche per mancanza di indicazioni ed è praticamente a godimento esclusivo dei cuochi di un noto ristorante della città. Arrivederci di nuovo! Risaliamo all'altezza del piano stradale sul lungomare Vittorio Emanuele III e portiamoci nei piccoli giardini dedicati ai caduti sul lavoro. Forever.
Qui troviamo conservati diversi elementi architettonici di età romana imperiale, provenienti da una stessa area compresa fra le vie Pupino, Di Palma e Nitti. Sappiamo solamente che il sito in questione doveva avere una funzione pubblica, a partire dal I secolo d.C. fino al tardo antico. Da quell'area, infatti, provengono quattro statue mutile di testa dell'imperatore Augusto, rappresentato velato come pontefice massimo e conservate al Museo archeologico di Taranto. Montati su dei moderni pilastrini in tufo, qui troviamo delle cornici di un frontone del II secolo d.C. appartenenti ad un tempio presumibilmente inserito in una piazza porticata. Altri elementi che troviamo conservati qui nei giardini sono tre spezzoni di colonne in granito, un fusto liscio di colonna in marmo bianco, un fusto scanalato di colonna in marmo bianco, un frammento di cornice modanata sempre in marmo bianco. Questi elementi architettonici provengono da monumenti dello stesso sito e sono riferibili a rifacimenti di epoche successive. C'è da segnalare anche la presenza di un capitello ionico di età tardo-antica, salvatosi dallo spoglio dei monumenti di età romana e dal progressivo abbandono alto-medievale dell'abitato antico. La nostra passeggiata alla scoperta dei monumenti antichi meno conosciuti di Taranto oggi termina qui. Vi do appuntamento alla prossima puntata con i tesori medievali.